proprio cose allucinanti, proprio persone hanno distrutto oltre. No, sono venuti là a chiedermi perché avevo espresso solidarietà nei confronti dei carabinieri di Arena per firmare, avevo l'obbligo di dimora e si è fatto accompagnare da un altro delinquentello di questi, che era positivo, tu ci puoi capire. Purtroppo devo dire di sì, ieri erano verso le 5:20, ero intento nel mio ufficio a lavorare con altri componenti della mia giunta quando vedo due persone che volevano parlare con me, l'ho ricevuto come tutti i giorni, dicevo, decine di persone, subito hanno iniziato ad inveire contro di me perché ho prestato solidarietà all'arma dei carabinieri di Arena per un articolo di giornale pubblicato settembre-ottobre, ora non ricordo, dove vedeva questi due soggetti coinvolti e da là hanno iniziato a menarmi calci e pugni e più non posso. Come sta ora in ospedale? Sì, sono qua in ospedale, mi hanno appena dimesso e a livello clinico non c'è niente, a parte le contusioni alla testa e alle costole che mi sento sul mio corpo, però del resto, viva Dio, non c'è nulla di che. Guardi, da ieri appena è successo il fatto che il telefono l'ho dovuto ricaricare già 3-4 volte, la solidarietà oltre di tutta la mia cittadinanza che non smetterò mai di ringraziare anche in questo momento è stata la solidarietà anche da tutti gli organi istituzionali, Sua Eccellenza il Prefetto, il Vescovo, tutti i senatori di qualsiasi colore ed estrazione politica e anche di amici di tutta la provincia e della Calabria in generale. Grazie.